Bene ragazzi, benvenuti al quarto episodio con l'Udinese. Siamo arrivati al quarto. Sempre bene, bene qui, bene, bene. C'è l'Higuain. Picchiato. Ah, bravo. Tiki taka al cazzo. Tiki taka. Ma cambiamo. I'm sick, mamma mia, che fatica. Che fatica. Mamma mia. Vabbè, quanto sei ispirato. Sì, 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 gioca con Higuain, con gente come Kyle Korn. I'm sick. Anzi, Marigliano. Sì, sì. O addirittura la gente del calibro di Koulibaly. Lo zappatore. Ma sta randella come Tokyo. Quindi ragazzi, proveremo a rompere e poi buttare il pallone. Ah, no, mette le jeans che mettiamo. Guarda, l'hanno messa. Con Guidoni, questa è proprio bella, antica. Toccherebbe sbloccare. Poi dopo. E poi toccherebbe mettergli pure Maradona. No, quello no, direi di no. Allora ragazzi, partita bellissima, i nostri tifosi fantastici, già che ci fanno la coreografia. Giacomo Leopardi. E si inizia di Natale per Bruno Fernandes. E noi. Allora, non c'è subito Denilson. Vuole passare subito il vantaggio l'Udinese. Pereira! Peccato. Mannaggia, mannaggia. Uè, numeri di Koné. Attenzione a Totò. Grande palla per Panagiotis. Panagiotis accelerazione. Il cross dentro è buono. Ma che cazzo è? Allan. Sembra un tappo che di vino che. Pam! Capito? Devo fare una cosa. E io pure. Mertens. Ma Kyle Korn. Sta in panca. Attenzione, Namsi, se ne va grande palla dentro. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! 1-0. Higuain! Non ci siamo. Tutto bene, c'è stato un grande buco di pensiero. Sì, Zando, che con Higuain non si può. Non bisogna avere questi buchi difensivi con Napoli. Attenzione, Bruno Fernandes decide di fare tutto da solo. Guadagna il fondo, la mette dentro. È buona! Ma porca troia Totò, ma perché? Ma che testa sono stupidi nostri. Esterno in avanti per Hamsik, c'è largo Mertens, il tacco di Hamsik. Il sussismo lì troppo fortunato qui il Bobic non ci arriva. Ancora Hamsik. La tiene lì, però è largo. Kayakon, eccolo, l'abbiamo chiamato. La tocca per il. L'appoggia per David Lopez. E mamma mia. Poco. Rischi. Napoli è partito forte. Di Natale il The Box è buona, il colpo di Castelvani rimane lì, attira, fa qualcosa, muore, mi sembrava un vecchio con la sciatica, sì. Scituo, mamma mia, Gulam ancora, David Lopez, grande palla, scuffette di merda, e finisce il primo tempo, grandi statistiche, Super Napoli. 3 tiri a 2, un super possesso palla del Napoli. Napster ci sta massacrando. Mamma mia Maggio, che migliore in campo che adesso. Discutibilmente, ma c'è l'errore di Maggio. Attenzione, Bruno Fernandes cerca in avanti Edenilson. Pallone buono per Di Natale, c'è ancora Bruno Fernandes. Gol è 2, teoricamente l'ha ucciso. Ancora David Lopez, decide di ripartire. Ancora Camaggio, cercatissimo i suoi compagni. Bruno Fernandes. Maggio per Maggio. Mertens, Maggio, grandissimo gioco a due, David Lopez, ma sei piuttosto scuffetto in questo caso. Mortacci che palla, Callejon, Edenilson. No, ma sono un po' rallentato. si buttano per terra i rigori. Ancora Mertens. Ma te lo fanno che perdono l'Ens? Sì, mortacci loro, ma fanno proprio così cavolo. Scuffetto! È mio accaduto. Ma dai. Scuffetto non è uscito. Dai, era lenta, un cross ridicolo era. Se il portiere esce questa la prende, dai. Ma che ha fatto? Poi ha preso le farfalle. Ragazzi, voi volete tanto scuffetto di dollari, ma non è pronto, non è pronto. Pereira, forse è tardi ma ci provano, Muriel. Madonna che palla, Tero! Sì, Tero! Grandissimo gol! Soprattutto! Hai deciso! Festeggia in faccia ai tifosi del Napoli! Sento un fallo da fermo, guarda! Guarda, bellissimo!
è che non l'ha vista la partita, secondo me, col fatto che c'era il difensore davanti. No, perché ha fatto tipo un passo che usciva. Ha fatto un passo di troppo. Complimenti anche a Enrique, che ha accompagnato la corsa di De Rosa. Non c'era il biondo, se Di Natale! Di quanto è uscita! Tozzi, sono rimessi 5 al di Totò. Niente, omaggio. Un attimo per Kanye con. Immortale, da Viteschi, ma anche 2-1, ci abbiamo provato, ma è stata una partita difficile, il Napoli è nettamente superiore a noi. Soprattutto il primo tempo. Poi pochi tiri, poche pulsioni, è vero, però forse come avete visto 4-2-4-2 il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, visto che il secondo gol soprattutto è arrivato da una cosa ridicola di scuffetta. Un errore individuale purtroppo. E adesso abbiamo la Lazio, questa è una partita. Come ha detto Pardo. Che l'ha detto Pardo. Quindi. Da complicata, incontri il complicata. Che cazzo è che vuoi parla? Chi è che parla? Danilo, non sono felice, sti cazzi. Prova dei lobby. Ed eccoci pronti per giocare una partita fondamentale contro la Lazio. Dobbiamo riprenderci dopo la seconda sconfitta stagionale. Un po' dura da accettare, ma che belle magliette, ragazzi. Il pigiama, siamo nel pigiama. Con casa siamo bravi, in casa la facciamo fare. Ma in inizio non l'ho tolto. Queste sono le nostre riserve, quindi giocherà Politano, quindi sarà il suo esordio come Vidra, Faraoni, Danilo che torna, l'esordio di Caldirola, abbiamo British. Anche esordi. L'esordio della titolare di Baselo. Infatti, Terò. Che fino adesso è stato molto decisivo, se non fosse che c'è un mostro sacro come Di Natale che non si può toccare, Terò sarebbe sicuramente titolare, che sta facendo tanta roba, una zara. Ma quando mai ti chiesti di voce? Ma non è vero, è lo stadio quando gioca la Lazio, poi vabbè va, lasciamo aperto. Si inizia Terò, dobbiamo portare a casa 3 punti. Una bocca del Baselo. No, iniziamo male, l'Edesma, Baselo, attenzione, si può vedere Vidra, palla buona. C'è De Vrij. De Vrij ha fatto un altro rigore con l'Olanda. Vero? Sei diventato uno specialista, quindi. Sì, per l'altro è ottimo. Vidra. Ah, come fai a cambiare? Politano, meraviglioso di scuola. Attenzione, Politano ancora a spazio. La sua velocità. Politano, lo mette a sedere, l'ex Roma. Politano, oh, grande palla. Manu, Marchetti, Politano, Marchetti. Che cazzo! Incredibile, attenzione a Caldirola che ha spazio, prova a salire, tenta la botta, Close. Tocca a scoprirlo. Candreva, Candreva. Brigic, ma che devi fare? Ma lo metti da là, metta, senti, oh, guarda che devi fare. Mamma mia. Yeah. Attenzione a Defray. No. Andreva, attenzione Lulic! Vada! Tanto là fuori! Che rischio! Basello, Vidra, c'è Terò! Terò, grande giocata, attenzione che dall'altra parte. Guilherme! Così! Da giorno alla notte! Un lampo! Un gol bellissimo! Ho capito! Mamma mia! Chi l'avrebbe detto che Guilherme poteva fare queste cose? Di sinistra, non è destro! Non lo so che cosa sia, ma Marchetti la battezza fuori come un po' tutti i portieri della Lazio. Mamma mia! Però aveva solamente fatto un lancio in avanti, non si sarebbe mai aspettato che Guilherme tirava fuori questo coniglio dal cilindro. Dentro la della vita. Bellissimo, oh, ragazzi, che prodezza di Guilherme. Lazio 0 Udinese 1, fuori di casa ci confermiamo squadra da battere. Secondo Rugol. In casa invece siamo una squadra da abbattere, è il contrario. Nazionale italiana per Radu, fermato da Basello, ha davanti a sé gli spazi Politano, dentro Vidra si sbitta, rigore, calcio di rigore, si arriva, lo fa atterrare a terra, lo fa atterrare a terra, dai Vidra, rosso, a casa, se ne non ci si vede, a casa, ma ci che sono quelle puntini sulla E, non l'ho mai visti su Siani. Rivediamolo qui, la grande giocata, Siani sicuro, invece sì, sicuro, l'ha preso, sicuro di prenderlo.
tu qui a casa fuori, ma che ti incontro vedrà. Non so se tirerà pietra, però per ora c'è pietra. Il fatto era un po' se 78 adesso non ci siamo dubbi. Vidra contro Marchetti. Va Vidra! Spiazza Marchetti! E sotto la curva nord zittisce. Lo prende Marchetti. Tifosi della Lazio. 2-0. Impressionante, un uomo in più. Non hanno fatto cambi, hanno un buco in difesa. Offensiva. Dobbiamo subito sfruttare il nostro attacco a 3 contro la loro difesa bucata. Attenzione, Parolo dentro, close, e basta, grande allargamento dell'azione, e Berkic, e voi volete ancora far giocare Scuffetta, questo coglione del Badu, e voi volete far giocare Scuffetta, l'ho fatto un po' tesa però, che cazzo è buggato Berkic, raga, Radu, raga, dobbiamo, dobbiamo resistere un attimo che... Appena abbiamo resistito questo secondo, andiamo a fare gol. Dai. Quando è che cose fai di bicicletta al volo a 39 anni? Abbiamo fatto sempre un lungo buono per il controllo di Lulic. Nostra. Il cross non tanto buono. Fine primo tempo, Lazio 0, Udinese 2, espulso sia Nicol su rigore, ricordiamolo, ma grande Udinese. Sono stati 6 tiri della Lazio che... ci ha chiuso un po' per un attimo, se sta stata sul 2-0, ma è una grande reazione. Oh, la palla passa, attenzione a Basello. Vidra primo gol con la maglia dell'Udinese. No, 77, me ne sono accorto, 77 dell'Udinese, doppietta, vedi, quando si è girato me ne sono accorto. Doppietta di Vidra, manda al bar il centrale, la mette dentro a Marchetti, 3-0, è finita. Si vede l'uomo in meno perché erano tutti liberi per ricevere, sentire la Vidra, quindi non male. Attenzione, Zapata, tiro, bravissimo Zapata, ancora tiro, 1-2, spettacolare, Zapata è velocissimo, se ne può andare, c'è Politano, ma è meglio se vai da solo, zi, vai da solo, oddio, Politano, no. Il tiro, ma che tiro, il tiro. Infatti non ci sono all'opposta. 4-0. L'Udinese cade il poker sulla Lazio. Qui Politano mulato. E poi Tero con la punta. Guilherme gli abila da addosso. Con la punta proprio. Tero, grande spinto da rapacione. Di suola quasi. Medesimo. Attenzione. Lulic. Rigore. Cambrevo. E io ho chiuso su Giorgevic, ma c'era ancora dietro. 4-1, vabbè. Gol, sono riusciti a farlo. Ci si è detto pure Zapata. Questa corsa all'Europa League con grande soddisfazione. Se ci impariamo a vincere anche in casa è pure meglio. Vediamo un po' come ce capita, magari il Parma. Una partita per reagire. 4 settimane Zapata. Vabbè, per fortuna è una riserva, quindi... Peccato però, perché era un giocatore sul quale potevamo puntare in questo periodo di difficoltà, di partite una a fianco all'altra. E andiamo a vedere il Candelario un attimo prima di continuare. Abbiamo il Parma dopo e poi una Cesena. Settimana a Cesena, poi Torino, Atalanta, Fiorentina, Genoa, vabbè. Si può stare tranquilli, ce ne siamo levate 3 subito. Beh, Juventus, Napoli e pure il Parma sarà una partita dura, diciamo che questa fase del campionato un po' in meno. Però forse il Parma sta levando Biabani, che già dovrebbe gioca. Sì. C'ha tutti i giocatori più o meno lenti. Sì, a parte il Biabani, sì. Va bene, quindi adesso ci andiamo a fare anche la partita con il Parma. Allora andiamo a rompere i culi. A Folletto Boys. C'è subito Cassano che va a salutare. Cassano che va a salutare Strama. Strama, bene. In casa riusciremo a dare la nostra prima vittoria, soprattutto di Natale, riuscirà a fare il suo primo gol. Bruno Fernandes, gliela passa, di spalla. Gli stendono il tappeto rosso e poi lui fa una gran tanta cazzo. Roba Bruno Fernandes, mamma mia, gli errori a qua. Troppo veloce. De Ceglie! Primo tiro! Primo gol!
che palle, oh. Super che gol ha fatto in casa, non noi. Ci riuscivo tutto proprio. Storto, c'ha cioè pure il viso fatto bene. Paolino DJ dei Celi, era come se tuffato lo scuffetto. Sì, infatti sembrava molto più angolato. Con io ci fa vedere Totò, ma di Natale, di Natale rientra, lo manda al bar, la mette sul secondo palo, Muriel, che errore clamoroso, gliela voleva ripassare di Natale, sì. Di Natale si fa vedere davanti a lui con i Panagiotis. Panagiotis si gira, se la mette sul destro, la prova gigante, le ceglie, Cassano la mette dentro, mamma mia, e pian piani che male. rischio, l'ho passata, l'ha presa di petto, e buttatela via ragazzi, sono stati anche a giocatori selezionati, che hai visto, un giocatore di classe, galloppa, acqua, grande palla, te sceglie, ci riprova. Ma che c'è da dire? Dici, ragazzi, migliore attaccante del Parma fino adesso. Cioè sta a destra, sta a sinistra. Complimenti! Le sceglie, il cross dentro, pian piani al volo. Siamo attenti magari alla prossima. Bene ancora, galloppa. Rubinic, grande giocata, filo del fuorigioco. Buono. Corri. No, infatti si è tolto subito il nome sotto perché non sapevo chi era, sono andato a leggere. Anche perché il nome cadeva. Perché è passo metterlo, bam, data subito. No, l'avevano sbagliata. Finisce il primo tempo 1-0 per loro. Con un decennio spettacolare, purtroppo. Palla all'inizio ci ha freddato. Sì, no, poi tra l'altro c'è stata quell'occasione con Bruno Fernandes che non l'ha sfruttata subito, che ci avrebbe messo la strada in discesa per la partita, invece non è stato così purtroppo. Totò, vai Totò, Totò ancora, Lodi è lento, Di Natale è lento, allargala, attenzione a Pereira, la mette dentro, Di Natale, il suo primo gol, lo dedica al padre, bravo, e poi festeggia, 1-1. Totò, il grande taglio. Speriamo che abbiamo guardato di scegliere. Bravissimo. Pereira, gran cross di Natale. Il gol dei suoi qui. Non c'è un po' il controtempo. Attenzione a Cassano, va Fantantonio col tacco, grande gioco per Gobbi, ancora Fantantonio. Gliela tocca, la diventa buona per Acqua, che la gioca per Benveni, 1-2. Era un gol bellissimo. A volte l'Italia pare di giocare, ne so, col Brasile classico contro. Mamma mia, entra Baselli, entra Tero. I due centrali. E nel frattempo entra Ishak Belfodil. Di Natale. Attenzione, la mette dentro! Caparale. Un miracolo assurdo di Mirante sulla botta clamorosa di Tero. Sì, era Tero Basello. Non c'è 14. Forse è Basello. Attenzione. Pereira. La mette dentro. Il colpo di testa! Lodi sulla linea. Sulla linea! Ma che cazzo! Basello si gira. Si fa vedere Pereira. Pereira, la giocata. Pereira! Alta di poco. Gran di giocata. È uscita, porco cane. Peccato. Fortunato il Parma, duplice occasione. Pereira dentro. Muriel si appoggia. Tero. Tero. No, da non falla a me perché a me. Che quella merda la sta prendendo dei Cassani. Che Tero c'è di Natale, Ah, Tero. Sì, c'è. Non l'ho tolto. Ma stai a piangere, cioè. Di Natale. Di Natale, Mario! Sei sicuro? Sì, ho sentito il rumore del toc. Fanculo! Vabbè. 1-1, niente da fare ragazzi, in casa abbiamo una maledizione, per Dio, fuori casa siamo meravigliosi. Più che altro in casa tutti si trasformano un pallone d'oro, a quanto pare. Decenni è fantastico. E niente ragazzi, purtroppo questa carriera
alti e bassi, si vince, si perde, si pareggia, si vince, si perde, si vince, si pareggia, si perde. Però si dobbiamo trovare, dobbiamo ancora trovare una regolarità. Sì, 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 anche un equilibrio. Sarà pure il fatto che comunque dobbiamo rigiocare in casa, la cosa mi fa paura anche se è il Cesena. Speriamo bene. Intanto la classifica dice che siamo decimi, metà classifica proprio precisa, 7 punti. Un miliardo di squadre. Però, diciamo meno 3 dal Parma che sarebbe la squadra seconda, levando la Roma che le ha vinte quasi tutte. Va bene, siamo la seconda, il secondo miglior attacco del campionato con 10 gol, dobbiamo regolarci un po' in difesa magari, perché in difesa siamo i peggiori insieme all'Empoli. Dobbiamo quindi adesso giocarci questa partita con Cesena con molta intelligenza, ma le vedrete nel prossimo video che ci sarà un bel trittico, Cesena, Torino, Atalanta, e ci mettiamo pure la Fiorentina, famo un bel video grosso dove facciamo tutta la, tutto ottobre, via, siamo al cazzo bene. E quindi ragazzi, vi ricordiamo di andare sulla nostra pagina Facebook, trovate sotto il link in descrizione, e di seguire le altre carriere, gli altri video che abbiamo postato in questi giorni su YouTube. Un saluto a tutti, bella.